2,67 Vittoria Puana, tutto pronto per il segnale. Partite non brillante, Swinging Girl all'interno, Collera con allargo, Coin Flip ancora più all'esterno, Vittoria Puana e Geita. Quando ci si appresta a transitare sul traguardo, Collera leader nei confronti di Coin Flip con all'interno Ginenit, quindi Vittoria Apuana, Filomarina, Geita e in coda Swinging Girl. Si va ad affrontare la piegata, le sette in fila indiana, gruppo aperto da Collera, poi Coin Flip, quindi Ginenit avvicinata al largo adesso da Vittoria Puana, che lascia più indietro Filomarina, Geita più staccata in coda, Swinging Girl. Siamo a metà della retta opposta alle tribune con Collera che prosegue in avanti, paio di lunghezze nei confronti di Coin Flip, a largo si muove Vittoria Puana, le due più attese che vanno sulla battistrada, più indietro Filomarina con Coin Flip all'esterno in terza corsia che preme su Collera che per il momento si mantiene in leggero vantaggio tra le due, galoppa all'esterno, adesso galoppa Vittoria Apuana con Collera che all'ingresso in retta di arrivo è sotto la pressione di Coin Flip, in terza corsia quella di Vittoria Apuana, Collera che è ancora in vantaggio nei confronti di Coin Flip e Vittoria Apuana, c'è lo scatto di Vittoria Apuana in mezzo alla pista che va su Collera, Collera che prova a difendersi, Collera all'interno, Vittoria Puana all'esterno, Vittoria Puana che adesso sta prendendo vantaggio a Collera e Coin Flip nel finale. Vittoria Apuana rifinisce il tutto, vince davanti a Collera e Geita, finita bene all'epilogo. Successo di Vittoria Puana numero 7 davanti a Collera numero 2 e al terzo Geita numero 5. Vittoria Puana è una allieva di Maurizio Guarnieri, i colori sono quelli di Carlo Brocci. Salvatore Sulas in sella, 2,63 la quota al tot nazionale.